Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those. Ma... No, ma che bella. Ma che sigla? Cosa avete combinato? Cosa avete combinato la sigla? Questa non volevamo senti? Pompare. Lasciamolo un attimino bella forte. Perché? Un secondino. Mommy si sente male, mommy. Non sento niente, non sento, non mi sento. Ora. Perché Petty mi ha fatto togliere tutto. No, ma... ho capito, perché ma Petty non puoi. No, dai, perché Petty. Ma Petty ha un problema. Petty, pazza. Ascoltiamo la sigla nuova. Sì, ascoltiamo. Ah, non diciamo niente. Ascoltiamo. Radio Banda Larga. Dopo. Poi però. Dopo. Bella. Abbiamo cambiato sigla, siamo. Alle mie spalle. Volevamo dirvelo così, mentre mamma di era in bagno. Sì, fare, abbiamo scelto. A farle su così, ne abbiamo... C'è stata la fumata bianca. Cosone, non cosine, importante. Non sottovalutare. Direi di che parlare di ciò che io produco non è interessante. C'è stata la fumata bianca. È il tuo prodotto interno lordo. Siamo su Radio Banda Larga. Buongiorno a tutti. Buongiorno. E parleremo di? Parleremo di startup. Non frequenze siamo. Arriviamo sempre dopo di lui. Sei sconnesso. Di larga mommy. Banda. Arriviamo dopo. Re. Na. To. Hey! Dopo Pixel di Renato. E parleremo di startup. Renato. Come si dice Renato in inglese? Renato. King Born. Di che mamma di mi ha capito. Non si può dire. No, non è una bella battuta. Vabbè, ragazzi. King Born. Comunque. Andiamo sempre dopo King Born. Nome in codice, un po' come Jason Bourne. Esatto, è lui. Jason Bourne c'è stato King Born. Però Jason Bourne è scritto Bourne. È lui è scritto Born. Come si dice? In the USA. E King si scrive C-H-I-N-G. King. Cosa stai dicendo? King Born. Sì, non hashtag, si scrive così. Hashtag King Born. Non si scrive così. Il vichingo. Si scrive con la K. Ma va, tu lo scrivi con la K. Non lo sa. Ascoltate, di che cosa parleremo? Lo diciamo? Di startup? Re? Lì? Secondo te perché Capili, parla eh? al lato del microfono? Perché parla così? Labili. Non lo so, le piace. Perché non parla davanti? Secondo me l'ha visto in televisione. Ah, pensava fosse figo. No. Secondo me sì. Secondo me anche. Parliamo di business replicabile e scalabile. And scalabile. E poi basta. Va bene, oggi è un po' così, un po' assente. Non è vero. Come non è vero, Giulia? Stai dormendo, stai facendo altro. Ma sei visto per
preparando? Sì, si prepara lei. Per gli eventi. Allora, adesso vi racconterò, vi narrerò, non a voi, perché voi lo sapete già. Qual è stata la sigla che abbiamo rischiato? Pensavo, no. No, pensavo volessi fare. Rischiato? Qual è stata la sigla che abbiamo rischiato di avere? Va bene. Che io avrei voluto, peraltro. Che tu avresti. E quindi ce l'ascoltiamo. Va bene, dai. Fa sentire. Oggi è giornata di sigla, eh? Punizione. Sì, perché vi dovete subire tutto il nostro processo di selezione. Sì. Il nostro brainstorming. E capire perché siamo arrivati lì. Chi sa quando è che nostri primi passi erano già passi di danza, chi lo sa. E poi la scuola è di saggio. La ragazzina promette e poi si butta via tutto e ti scatena una festa. Vuoi liberare il tuo corpo, vuoi liberare la testa. Con questa voglia di ballare sono nata. Dammi un ritmo, dai, dammi la vita. Io ballerò e tu mi vedrai, sogno d'amore che non vieni mai a gridarmi su qui, e adesso sei mia, e insieme balliamo, balliamo, balliamo. Ballo perché vorrei dire sì, ballo perché nascondo così questa malinconia che non mi va via, e insieme balliamo, balliamo, balliamo con chi. E direi che siamo stati fortunati. Scusate, ritorno perché Giulia. Non so se per prendere un biscotto ha dei problemi. Ha dato una gomitata. Continua a darmi delle. Ha dato una gomitata sul naso. Continua a farmi malissimo. Scusami. A lei piace così. Lo so, ma quello piace a Dale per quei giochi lì devi parlare con povero mommy. Comunque che bella sta canzone, è bellissima, Lorella Coccarina, ce la siamo scampata, meno male è andata, ti abbiamo fermato, tu lo avresti fatto, ma certo, ma voi perché siete dei poco. Pensate che io per salvare gli ascoltatori volevo addirittura fermarla dopo la prima strofa, ma mi è stato detto no, tutta la dobbiamo ascoltare. Ma sei fuori? Cioè puoi toglierla Lorella Nazionale? Ma guarda che c'è già andata bene, perché di solito sceglie delle robe avrebbe messo il suo panettiere. No, avrebbe messo il suo panettiere. La raffa nazionale? Non mi provocare, Mammadi. Non mi provocare. Il tuo panettiere non canta bene, devi dirglielo. Non mi provocare. Invece canta molto molto bene.
E io dopo lo metterò. No, tu non me- no, sì. No, 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 no. Il tuo sì. Pan- no, te lo vieto. Tra l'altro, il mio panettiere. No, 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 te lo vieto. E su Spotify, ragazzi. Tu, te lo vieto. Ma chi è che ha il panettiere su Spotify? No, ditemi nei commenti qua sotto chi è che ha il panettiere su Spotify. Adesso ci ascoltiamo invece una canzone che è bella, bella veramente, che adesso tu la cerchi. Chi lo sa? Si chiama Foto di classe. No. Sì. Sì, sì. No, no, no. Il commento di Mina. Dimmi, 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 dimmi. Scusa, mi ero dimenticato che non siamo in ufficio. Allora, foto di classe. Sì. Dei, guarda se un po' cosa c'è scritto, perché le stai cercando tu, non vedo io. Blender. Sono loro. Sì, Blender. E Blender. Dove vengono? Da Milano. Non so, no, 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 in realtà mi sembra di no, però, però sono bravi. La sago verrà. Di Como? Continua a picchiare. Di Como? Perché mi vuole così male. E dove non sono? So, adesso li metto un... Di Caronno Pertusella. Una che si chiama Blender. Uè, Blender. Sai, mettiamo... Sei, un... sei, un defi... sei un deficiente. Mettiamo la fottina di classe. Comunque, comunque... Quello era un importato da Cagliari. La fottina di classe. Quando è che facciamo questa partnership con questi nostri amici del, del quotidiano? Non lo so. Del piemontese. Vediamo presto. Che ci salvino, che con ci delle rubriche più, più intelligenti. Ci vogliamo tanto bene. Che noi sentino il nostro mommy. Noi che ci vogliono bene. Ci vogliono chiamiamo bene. Vittorio. Ma Vittorio non ti risponde di sabato, secondo me. Sì? Sì? Dopo proviamo a chiamarlo. Forse. Vittorio. Vittorio di Radio ne sa. Vittorio ne sa sempre. Anche senza radio. E Petti lo sa. Petti lo saccia. Maialona. Dai, smettetela. La tua musica. A me piace così però, eh. Un po' zozza. Alza la musica. Non posso zozza. Neanche staccarti il microfono perché li comandi tu. Alza la musica. Il piombo nel cuore. Non si riesce a dormire e non servirà a niente costringersi a dimenticare. Col piombo nel cuore devo starmene sveglio, ma figuriamoci se poi va meglio. C'è gente che ride in una mia foto. Saluta con la mano come sapesse che sta andando via. Mi lasciano solo in un cortile nel caldo di maggio per tornare indietro e fermarli. Non basterà un fotomontaggio. Leggero per salutare l'inverno, era la fine della scuola, l'inizio di un nuovo quaderno. Tutto sembrava infinito e invece era solo un istante. 8 anni di rincorse, ma in un secondo che mi scopro grande.
riconoscermi. Un pezzo di specchio, eppure ho le stesse paure, ancora quelle indecisioni, i sogni, le incertezze, le insofferenze, le passioni, la voglia di perdermi, le mie illusioni. È bellissima. Che bella. Ti ho scherzato. Ti ho scherzato. Sì, ma è carina. Ma è molto bella. L'ultima schitarrata. Sì. Ho messo il vestito leggero. Bellissima. Che bella. Bella, che bella, ragazzi. Allora, se dovete cercarla su Spotify, si chiamano Blindur. E ci sono Blindur su Spotify, e questa qua si chiama Foto di classe. Ed è un pezzo, sono dei cantanti emergenti, quindi a loro modo sono degli startuppari per noi, quindi nel nostro startuppismo li abbiamo chiamati, li abbiamo sentiti. E li vogliamo bene. E li vogliamo bene. E li vogliamo bene. E io sapevo che... Li vogliamo bene. E io sapevo che ad Ale sarebbero piaciuti. Sì, 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 è un po' il mio genere. È un po' il tuo genere. Ormai ti capisco. Amo quelle voci un po' così. Ormai ti comprendo. Ma potremmo tentare, noi adesso proviamo a farla sporca e proviamo a chiamare Vittorio. Proviamo a chiamare Vittorio, lo fa Giulia. Che cosa gli diciamo? Tu lo chiami e poi diciamo ciao Vittorio, sei in radio, come facciamo sempre. Magari uno in bagno, magari si sta... Magari lo diciamo ovviamente non subito, glielo diciamo sempre se risponde, dopo... Dopo che ha magari... Dopo che ha detto imprecato, un po' di cose, assolutamente, esatto, dopo che ha imprecato, ha detto due cose. Dopo che ti ha detto sono in bagno, non sì, disturbi sì, mai. Sì. Ciao Giulia, come stai? Oh, ciao, bella patatona, robe così, no? Metti bel viva voce, ovviamente gli rispondi tu, sempre che risponda. Ma rispondi anche tu, c'ha paura. Sembrate due bambini cattivi. C'ha paura, gli tremano le gambe. Ma buongiorno, quel buon vento! Ciao Vittorio, come stai? Dimmi tutto. Dilli, come sei sbrigativo, Vittorio. Come sei sbrigativo, esatto. Ti disturbiamo? Sei in radio, Vittorio. Sei in radio. No, ragazzi, fatemi scherzoni. Dai, io sono in cantina. Sei in cantina, tuttavia sei anche in radio in questo momento. Sei in due posti. Di che cosa devo parlarvi? Non lo so, contando che si chiama Startup On Air, parliamo di startup. Adesso vi spiego come si avvita un parafango a una bici. Ecco, potrebbe essere interessante se i nostri amici devono avvitare un parafango a una bici. Abbiamo in linea dall'altra parte Vittorio Pasteris di Quotidiano Piemontese. Siccome c'è... buongiorno. Siccome appunto abbiamo questa... C'è una fase di avvicinamento tra le nostre due realtà, abbiamo detto, perché non lo chiamiamo? Comunque notare che risponde... Vittorio, a te risponde di sabato, a me no. Perché non ho ancora il tuo telefono nella no. Telefonino. Guarda come si scusa. No, Vittorio, anche... devi trattarlo male, è il segreto, devi trattarlo male. Io sono dalla tua parte. Bravissima, una persona intelligente, piacevole, iperattiva. Che cazzo è? Guarda com'è buono. Nel frattempo Vittorio sta avvitando, sta facendo. No, raccontaci qualcosa del clima startup di Torino a questo punto. Così all'improvviso, bam, le prime due o tre cose ti vengono in mente. Si muove, devo dire che rispetto ad altre realtà c'è anche meno fuffa, c'è una certa forma di concretezza. Poi che questo si, come dire, vada a braccetto con quelle che sono le istituzioni, possiamo parlarne. Ci dedicheremo una puntata allora. Sì, per me va benissimo, guardate. Poi ti invitiamo e la prossima volta ti invitiamo in maniera ufficiale senza farti la sorpresa come oggi. No, io sono pronto a tutto, anzi guardate, mi sono messo la parola perché avevo un'ora di buco, perché sto aspettando, dovevo parlare con chi come c'è visto che mi ha dato appuntamento, che però in effetti... Come dire, tu lo incontri in cantina il commercialista? No, non lo incontro in cantina, quello è il problema. Che devo fare qualcosa nel frattempo.
No, perché ci chiedevamo. Noi bene. Giornata buona. Cosa avete fatto in radio oggi? Ma allora, in realtà abbiamo cambiato sigla come prima cosa. E cioè, cosa avete messo? Racconta un po', Ale, la sigla che hai messo. Vabbè, Alessandro, il nostro Alessandro che adesso sta zitto, voleva mettere la Cuccarini. Zitto perché non mi sente. Perché... È vero. E Cicale? No, no, però in verità Cicale abbiamo non messo... non è della Cuccarini. Abbiamo messo una canzone bellissima di Green Day. Sulla quale io non ero d'accordo. Basket Case. Culturale deciso. Basket Case. No, poi... io non ero d'accordo ovviamente, Vittorio, perché stiamo abbassando il livello culturale. Non è vero, era per dare qualche cosa di vivace all'inizio, però sulla chiusura ti piacerà, ti piacerà. Dobbiamo dare qualche anticipazione. Vabbè, sono un gruppo molto famoso del passato. Molto. Aveva un cantante molto famoso. I Beatles. No, un cantante molto famoso. Un cantante con una voce straordinaria. Straordinaria, esatto. Bianco, nero. Bianco. No, è vero, sì. Certo che è bianco, Giulia. Sì. Petti non no, sa ma Giulia. Petti non sa nulla. No, è vero, è vero. Giulia è di un'ignoranza crassa, però a parte io questo. Crassa, crassa, crassa. Straordinaria. Allora, un cantante. 70, 80, 100. E adesso non c'è più. Oh, Madonna. David Bowie. No. No. Voce straordinaria, non testi straordinari. Per carità, anche la voce di David Bowie è straordinaria, ma... Poi che adesso che ne muoiono una settimana... No, una voce molto forte, cioè una voce... L'unico che ha duettato con cantanti anche liriche. Dai che lo sai. Che bianco. Bianco. Freddie Mercury. Ovviamente, bravo, bravo. Bravo. Perché Pastelis, veramente. Perché Giulia, per Giulia era nero, ti dico solo questo. Per lei è nero, per di me va bene sbagliarsi un po' dal tonici, però cazzo. Lo so, ma noi l'abbiamo presa così, l'abbiamo detto vabbè, teniamola. Devo seguire di più, mannaggia voi, davvero, perché così facciamo qualcosa anche di divertente, perché poi e poi bisogna divertirsi. No, ma infatti stiamo iniziando. Questa, diciamo, è stata la nostra prima manovra di avvicinamento delle barche, nelle quali le barche si stanno affiancando e gli equipaggi si salutano. Io sto mettendo fuori le boette, quelle per non... Che parabola. Hai visto? Sono le barche che si avvicinano. Le boette. Cioè, senti con... No, volevo raccontarvi una cosa. Io se riesco a sopravvivere questo mattino... devo parto alle 15:20 per andare a Pisa, che c'è l'Internet Festival, che è una cosa che ha faticato a darsi una sua... Cioè, fare l'Internet fisico sembra una puttanata, no? come dire... Cioè, sì, è un po'... suona strano. Però, in effetti, a Pisa, sapete, è nata, se vogliamo, l'Internet italiana per tante ragioni, perché c'era il Garco, c'era tutta l'infrastruttura... Hanno investito molto, Pisa, ecco, lì in Toscana per quello sono bravi, secondo me, cioè, sono anche fatti diversi, cioè l'imprenditoria ce l'ha nel sangue, sì, beh, sì. I toscani e la gente sveglia. Due anni ho dato buca perché due anni fa mi era mancato mio padre, proprio in quel periodo, e quindi era un casino. L'anno scorso era un casino, quest'anno mi hanno invitato onestamente... ho detto vado di nuovo a vedere che succede e vediamo un po' come le... E poi ce lo racconti a sto punto. Me lo racconto la prossima settimana, Silvia. Sì, molto volentieri. Allora, prossima settimana avremo Vittorio con noi che ci racconta com'è andato l'Internet Festival e cosa... Cavolo, è grande, stavo guardando adesso. Sì, anche lì c'è un po' una componente fuffologica che andrebbe, come dire, discussa. Mi piacerebbe conoscere questa componente fuffologica. Giulia, vai. La prossima settimana ci racconti tu. Va bene, ti abbracciamo Vittorio. Allora, prossima... tutto, scusatemi, ma non ero molto preparato. Adesso vado a finire di fissare il parafango. Ma okay, ma a noi piace così, noi facciamo queste incursioni. Perché ci piace così. Va bene. A presto, buona giornata. Un abbraccio, grazie Vittorio. Grazie. Beh, grazie qua Vittorio Pasteris di Quotidiano Piemontese, che nonostante la nostra incursione è stato ovviamente rapidissimo, avendo un'esperienza radio alle spalle sicuramente più consistente della nostra. E non ci vuole molto. Però gradirei che le persone non avessero il terrore di quando li chiami di sabato perché hanno paura di essere... E invece è bello, vedi che Vittorio da buon speaker che è stato in passato è stato molto veloce, molto... abbiamo avuto appunto Vittorio Pasteris di Quotidiano Piemontese. Questa era stata la nostra
manovra di avvicinamento. Le barche hanno le boette che si toccano. Le boette non si chiamano boette, va si bene. Chiamano parabordi. E va io bene. Sono col mezzo parabordi. Esatto, esatto, esatto. E siamo lì. E siamo lì che stiamo tirando giù il fiocco, perché ovviamente ci stiamo avvicinando, quindi andiamo morbidi. Non entrare in zona che no. In zona Cesarini. Dici come si fa allora quando si avvicinano due barche, Giulia? Perché qua abbiamo una no, velista. No, non è vero, ma so che certe cose non sono. E non si tira giù il fiocco? Sì, vabbè. Il fiocco si tira giù. Guarda. Il fiocco. Guarda che ci manda. Adesso pubblichiamo sulla pagina Facebook di Startup Owner subito l'immagine dove è Vittorio Pastelli questa mattina, lo facciamo adesso, quindi a brevissimo ve lo trovate. Voi invece che la vedrete, se sentirete la puntata lunedì, lo vedrete dopo. A proposito di barche, barchiamo. Ci. Cosa c'è? Cos'è sto rumore? Cos'è sta roba? Ci sono barche ovunque. Era un cartone animato con le barche. Ah sì? Io di risposte non ne ho, mai ne avute, mai ne avrò. Di domande ne ho quante ne vuoi, e tu, neanche tu mi fermerai, neanche tu ci riuscirai. Io non sono quel tipo di uomo e non lo sarò. So se la rotta è giusta o se mi sono perduto ed è troppo tardi per tornare indietro. Così meglio che io vada via, non pensarci è colpa mia, questo mondo non sa. Un altro a parte me ha creduto, però ora so che tu vedi quel che vedo io, il tuo mondo è come il mio e hai guardato nell'uomo che sono e sarò. Che bella, mentre Mammadi in bagno. No, Mammadi non è in bagno, Mammadi pubblica la cantina di Pasteris. Mentre Mammadi in bagno a farsi i fatti suoi, Mammadi pubblica la cantina di Pasteris. Ora ci siamo sentiti una bellissima canzone di Max Pezzali, che era la colonna sonora dell'Isola però, del però Pasolo. Non era l'originale. All'inizio no, poi dopo ho fatto un mashup e ho inserito il buon vecchio Max. E poi?
E poi scoppia, e poi basta. E poi c'è Mammadi che è lì come un teenager al computer che si fa i fatti suoi. No, non Pettinella, sto facendo i fatti miei. Anche lei si sta facendo i fatti suoi. Vai a vedere Facebook. Sono vedi, da solo. Vedi sono, che... Eccolo qua, Giulia Pettinau ti ha taggato in un post. Molto bene. È troppo bello quel post. Molto, molto bene. Oggettivamente. È esattamente quello che ci vuole. Che post è? È quello delle scarpe? È quello delle scarpe con le dita, ma soprattutto con un colore che sembra veramente un piede naturale. E mamma di che ama le scarpe col... Esatto. Con le dita. Voleva presentarsi anche in un certo posto con le scarpe con le ma dita. Ma mamma di va dappertutto. Sì, io ho avuto paura. A me piacciono proprio le dita. Io mamma di l'ho visto con... Sono inorridita, però... Inorridita. C'è sempre la parola dita. Noi dovremmo ridere... Dopo... No, perché sennò si offende. Dopo... Queste qua sembrano dopo King Born, un po' le mie, ma sono finte ovviamente, una roba finta. Questo è un come si chiama? Un dai, come si dice quelle robe fai te? È una photoshoppata. Sì, ma non lo so, non lo so, secondo me no. Ciccino. E se non la riconosci tu è grave. Secondo me no. Beh, è fatto molto bene, È una photoshoppata. Non è che chi fa il mago riconosce il trucco, eh. E allora perché io riconosco le magie? Non lo so. Il mio potere alla fine. Perché tu hai tirato ad indovinare. So nuotare sulle acque. Ma vogliamo parlare invece di questo tormentone che ormai... So nuotare sulle acque. Bravissimo. Come fai a saperlo? Cos'è sta roba? L'hai visto? Fanno tutti sta roba. Come fai a sapere che stavo per mettere quello? Lo sappiamo. Cioè ragazzi, qua si parla di... Due. Cioè, parliamone. Dai metti. Dai metti. Ha detto Happy. I have a pen. I have a pen. I have an apple. Apple pen. I have a pen. È pessima sta roba. Pineapple. Pineapple pen. Apple pen. Pineapple pen. Pineapple, apple pan. Mamma mia. Pineapple, apple pan. Ve lo ricordate? Cioè, ragazzi, questa... Mommy che si sveglia, guarda la sua dolce metà e le dice I have a pen. I have an apple. Oh, apple pan. Cioè, poi mommy, tu che sei amante del Giappone, i tuoi compaesani stanno impazzendo per sta cosa. Sì, sì, ma è vero, l'ho visto, lo fanno tutti i video, ho visto. Ma poi ce n'è di tutte le salse, un po' come era successo per il nostro... Gangnam Style. No, per il nostro Pulcino Pio. C'è gente che, ragazzi, che ci balla sopra. Pulcino Pio. Dopo. Subito. C'è gente che... Io lo sapevo a memoria, ragazzi. Pulcino Pio immediatamente, tutta. L'ho insegnata a tutte le figlie e figli dei miei amici, mi odiavano tutti. È una bella cosa, eh? Ma sì, perché si agita così tanto, secondo te? Guarda come ci rimane non diciamo, male. Non diciamo quando ti agiti tu, mammina. Però ecco, la differenza è che qua si vede che comunque c'è qualcosa. Qua c'è un copy, c'è qualcuno che ha scritto la musica, che ha fatto, cioè, c'è un DJ. L'altro no. L'altro è una specie di Muhammadi che ha detto: io vado davanti alla videocamera e dico: ho una penna, ho una mela. A lei piace comunque questa cosa. Mi piace un botto così. Pazza. No, ragazzi, basta. Magnifico. Basta. La stiamo basta. Condividendo, te lo dico. Basta. Lo stiamo facendo. A me è . Piaciuta sempre Pulcino Pio. È una porcheria. Possiamo dircelo? No, dopo che è passato sì, il momento, dircelo. Possiamo dircelo. Possiamo dircelo. In confronto, Gangnam Style era un pezzone, insomma. Madonna, era... Lì si cantava, si ballava. Era un Sanremo proprio, No, ma veramente anche qui stiamo mettendo delle belle cose, è bello. Sì, è proprio abbiamo fatto il momento il momento trash. Kids trash. Abbiamo fatto il momento trash. Sfoghiamoci. E probabilmente ci cacceranno a breve. Ma allora, visto che Kids Trash, dobbiamo chiudere con sfoghiamoci. Un qualcosa molto kid e non troppo trash.
Che cosa? Suggerisci tu qualcosa? La nostra canzone. La nostra canzone? Qual è la nostra canzone? La nostra canzone. Quella che ci mettiamo. Do you wanna build a snowman? Ma la mettiamo una puntata sì, una no, la mettiamo. Perché l'ultima volta che l'abbiamo messa non c'era, mommy, no, quindi non ha potuto. Basta, ragazzi. Non ha potuto apprezzare. Questa va bene. Com'è? Era bella. Non la ricordate? E poi quest'anno all'improvviso. Ma basta. È arrivato quest'uomo. Stiamo davvero scadendo nel trash, non ragazzi. Cos'è? No, vabbè, questo qua è quasi seria, dai. Quasi, perché con voi non si. No, questa non è. Questa non è trash. Cioè, possiamo fare di peggio. Io sono convinto, possiamo di fare. Adesso mettiamo un andiamo a comandare. Questo è trash. Dai, sì, andiamo a comandare. Il vostro livello culturale è veramente basso. Sarà bello il tuo. Almeno. Almeno non è così basso. Il giapu là che ci metteva. Vabbè, ma quello era per giocare, ragazzi. 4 minuti di giapu. Quella era per giocare. È stato veramente un intervento pessimo. In quel momento noi abbiamo accumulato crediti per i prossimi 100 anni. Allora, se vogliamo veramente andare sul trash, possiamo mettere la cassa spinge come spinge. Come spinge tuo marito. Vedi? Vedi che io vi propongo questa. Questa qua è proprio radio cassa dritta, eh? Devo mettere. No, ma tranquilla, no, cioè, ma fai quello che vuoi. Spacca pure tu. Fai quello che vuoi. Vuoi metterti anche a grattarti sul microfono? No, perché? No, se non si spegne. Ah, beh, se si spegne. Che cosa stai facendo? Come farà poi? Come farà poi a fare gli eventi? Dai, dopo questa canzone ignorante ti facciamo fare gli eventi. Dai, metti la sigla degli eventi, così andiamo sì, perché sennò rompe le balle, dai. Dopo. Ad un re. Franchino, anche se sto di non battino, con la mano sai che fanno bam bam bam, fanno bam bam bam, e con la canzone giusta parte poco nella pista, siamo noi, solo noi, come fossimo ad un re, siamo noi, solo noi, siamo noi, come fossimo ad un re, siamo noi, solo noi, solo noi, come fossimo ad un re.
Aspetta, se il microfono per lei funziona. Esatto, è pazza. Anche quando non c'è, anche quando non c'è. Ma chi? Cosa? No, giuro, non si può fare. Ferma, non si può fare perché non abbiamo l'audio tarato per fare il DJ da radio Cassadritta. Ci vuole un audio più basso. Sì. Ci vuole un audio più basso. Un giorno te lo farò. Ti faccio anche il giostraio del Tagadà, se fai la brava. Grazie. Io vado là. Giostraio. E lo so, il giostraio del Tagadà è sempre una delle grandi attrazioni, una carta che mi gioco nei momenti più importanti della mia vita, insieme a Mike Buongiorno, sì. Insieme, proprio. Cosa sto facendo? Cose che accadono. Mocamadi, Mocamadi. È un cretino. Descrivi il tuo video in diretta. No, mamma, di non fare porcherie con sta... Cioè, ti... La smetti. Eccoci si qua. Si vedono le mutande. Ma... Guardali. Le vedete? Oggi sono, no. Sono di mommy. Sono mutande quelle, peraltro. Sì, quelle lì? Sì. Quel perizoma là? Che risposta un po'. Quel perizoma? Oggi siamo qui, ragazzi, perché oggi abbiamo avuto un problema. No, ma spostiamo qualcosa. Meno male che mi sono vestito bene quest'oggi. No, vabbè, mettiamoci sfondo. Meno male, mettiamoci uno sfondo. Sfondo gerbere. Sfondo di là. Non so se porta fortuna. Guarda che bello il sole. Guarda. Gesto giovane della Petti. Guarda che bel sole. Facciamo il gesto giovane. Eccoci qua. Facciamo molto giovane. Quello è un gesto da vecchi, mamma. Posso fare Sex and the City. Le donne sanno che esattamente che gesto sto per fare, non lo farò. Non farlo, ti prego, perché... Fai Sex and the City? No. Cos'è, no, no, Giulia? No, era Giulia con Sex and the City? No, era bruttissimo il gesto. Non puoi farlo. Noi crediamo in te. No, non si può. No, veramente, non sfidati che non si può. Ale, Sex and the City? No, è quello non c'è. Allora mi fate fare gli eventi, per favore. Facciamo fare gli eventi alla Giulia. Con lo sfondo. Guarda, con lo sfondo della biancheria. Qua no. Abbiamo il computer rosa della Giulia. E poi cos'altro abbiamo? Abbiamo un sacco di cose. Buonasera signorina, buonasera. Buonasera. Com'è bello in faccia Napoli sognare. Mentre in cielo sempre. Guarda la Giulia che mangia. E sempre che mangia. Mangia Giulia, vai, pubblicità, ragazzi, pubblicità. Non ci hanno pagato ma sono veramente buoni. Oh, la prendo un po'. Si vede che ieri sera ho fatto festa, eh? Ah, che devo dire altro. Quante cose abbiamo detto. Sto sospirando. Cosa dice? In quest'angolo. Si vede che ieri sera. Bello del mondo. Quante volte. Ma abbiamo fatto ieri sera. Ieri sera era. Cioè, ero insieme agli studenti. Ero insieme ai miei studenti ieri sera. Non c'hai il fisico, mommy. Lo so. No. Ieri sera abbiamo fatto bam. Come fossimo d'orario. Come ho fatto? Bam. No, ieri sera ero a bere insieme agli studenti e il resto del corpo docenti e lo IED. Eravamo io, Rubena Battista, poi c'era il buon Marco Cassinera, che è il direttore del master, e poi gli altri insegnanti e tutti i nostri studenti. Eravamo molto felici. E mommy si è ubriacato. Ahimè sì, purtroppo essendo dietro non ho potuto mangiare molto. Però ho bevuto. Esatto, ho bevuto due americani e una grappa. È stato veramente grave. E noi sappiamo che mommy ha strani effetti già con un ciupito. Mi sono dovuti venire a prendere. E poi c'è stato un Negroni che però mamma di non ha bevuto. No, quello lì non era. Negroni non era da bere. Non lo so, era arrivato. Mi hanno detto, ah, ecco un Negroni. È arrivato in camera e ha detto, chi è che mi ha ordinato? Chi è che mi ha ordinato? Com'è che fa? Negroni? Tu non tocca capelli. Siete proprio due razzisti. No, c'era la pubblicità, era bellissima. No. Tu non tocca capelli. Quello è un po' più di un'altra palla. Questo qua però fanno anche un'altra live. Esatto. Mi fa molto ridere. Sì, no, adesso lo fai. Giulia fa delle facce bruttissime. Meglio Mina. Ciao. Mina è bellissimo. Mina è molto bello, Mina. Sa, facciamo questi eventi prima che mi scada la sigla. Gli eventi. Ci siamo. Tutti su. Primo evento. Ed è, mi spiace, è già lunedì, ma è importantissimo, quindi ve lo dico perché nel caso fosse ancora in tempo, a Torino, la finanza per l'innovazione sociale, dalle 9.15 alle 18, ed è
un momento dove si incontrano start-up, investitori, imprenditori, innovatori, professionisti per conoscere il mondo della finanza dedicata agli investimenti nel mondo dell'innovazione sociale. Quindi strumenti finanziari, modelli di business innovativi per preparare innovatori sociali, start-up e imprenditori sociali a cogliere le nuove opportunità offerte dalla finanza d'impatto. Non lo sa, sta quindi leggendo, è evidente. Ma vabbè, legge, come legge possono tutto. Sapere tutto a memoria. Lunedì 10 ottobre 2016 presso Rinascimenti Sociali in via Maria Vittoria 38 dalle 9.15 alle 18. Andiamo invece a Milano. L'11 ottobre, quindi martedì, ci sarà un Innovatori Fatevi Avanti Biohopper 2 roadshow al Politecnico di Milano. Poi andiamo avanti per il 12 ottobre, quindi mercoledì, dove ci sarà Learn to Hop con Xamarin. Cosa succede? Che imparerete a sviluppare app con Xamarin, che è una piattaforma per lo sviluppo di app per dispositivi mobili per la creazione di app iOS, Android e Windows native. In questa giornata è un'iniziativa organizzata da PolyHub all'interno del progetto Future Recorder e ci sono 4 incontri formativi per imparare a sviluppare. Sai che quindi, cosa dice mercoledì, sai che cosa dice dipendente Apple quando gli schiacciano un dito? No. iOS. Bellissimo. Poi, quindi okay, questo era chiudiamo la puntata. No, 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 questo era mercoledì 12 ottobre dalle 14 alle 19. Andiamo avanti e siamo al 13 ottobre, il Festival della Crescita, dove a Milano, al Palazzo delle Stelline in Corso Magenta 61, c'è il Festival della Crescita e quindi innovazioni, persone al centro del cambiamento. Ripeti l'indirizzo, così quasi ci vado. Corso Magenta 61 al Palazzo delle Stelline, dal 13 al 16 ottobre. Palazzo delle Stelline. È ma c'ho speranze di crescere? Aspetti, sì, secondo te? Sì, sì. Io in larghezza arrivare... sicuro ce la sto facendo. Poi c'è. Ce ne siamo accorti. Un altro. Occupi sempre più spazio. Lo so. Ma di non ci siamo mai lamentati, ricordatelo. Avevamo promesso che non ci saremmo mai lamentati. Ah, scusami, hai ragione. Lui continua pure. Non si guarda in bocca. Va bene. Siete veramente due brutte persone. Ci sono ancora due eventi. Allora, la prima è Storie di innovazione di impresa di Sella Lab e sarà il giovedì 13 ottobre sempre in via Maria Vittoria 38 presso Rinascimenti Sociali dalle 18.30 alle 20.30 è una serata dedicata ad ascoltare le storie di startup innovative, imprese consolidate che innovando processi e strategie si stanno imponendo sul mercato, sono riuscite a reinventarsi restando competitive. Passiamo invece al Maker Faire, la edizione europea a Roma, dal 14 al 16 ottobre, e sarà il più grande evento sull'innovazione presso appunto la Fiera di Roma. C'è Educational Day, poi ci sono momenti dedicati ai kids, momenti dedicati a domotica, riuso, droni, robot, stampa 3D, manifattura digitale, industria 4.0 e internet delle cose. Quindi vi invitiamo ad andare a Roma alla Maker Faire dal 14 al 16 di ottobre. Ultima cosa che vi segnalo, questo è un evento a pagamento ma secondo me è veramente interessante, che si terrà tra l'altro a Basel in Svizzera, però era carino perché è un business model canvas workshop utilizzando i Lego ed è un serious play, esatto. Olala. Ed è uno workshop interattivo dove si imparerà a costruire un business model canvas utilizzando i Lego, quindi vi invito ad andare a vedere su internet, c'è vabbè tutte le informazioni su Eventbrite e digitate Business Model Canvas Workshop Using Legos e sarà il 15 ottobre dalle 9.30 alle 5 dove a Basel. E per oggi è tutto, vi ho detto tutti gli eventi più importanti, mi spiace se ne ho dimenticato qualcuno e ci vediamo, anzi ci sentiamo la prossima settimana, ciao. Ma perché deve fare così? Perché ho dovuto concludere che nessuno mi stava aiutando. A lei piace. A lei piace. Ma buonasera signorina. No, ma si sentiva un po' in difficoltà. Buonasera. Buoni biscotti. Falla mangiare, dai, puoi toglierli un po' di volume, la facciamo mangiare, non so, ascoltiamo qualcosa. Togliermi il volume così però. Dammi un po' di anticipo. No, non lo meriti.
fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind, hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos and memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. But in the end that's right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end that's right. I hope you had the time of your life. I hope you have the time of your life. I hope so. Hai visto? Hai visto come l'ho detto? Quasi come loro, eh? Quasi, eh? Quasi quasi. Quasi quasi. Bene, 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 bene. Ma noi tu alla fine non mi hai detto nulla. Cosa? Cosa vuol dire? Niente, niente. Vuoi dire le cose che non mi hai detto? We are quasi arrivati. Ah, sì? Almost arrivati? Di questa puntata. Lei ormai sta WhatsApp. Ovviamente non ci... Sta a giocare. Non ci... Sta a giocare sempre. Sta a giocare. Basta, ma basta Giulia, devi stare con noi. Detto che fino ad ora che ti cazzeggi, dai. Avendo cambiato la puntata d'inizio. Sì. Cos'è che hai cambiato tu? La puntata d'inizio? La sigla della puntata. Ah, ragazzi, la sigla della... Continua. La sigla iniziale della puntata. Di che cosa? Della puntata. Di quale rubrica? Di inizio, di tutto. Che viene dopo la rubrica di... Di? Re. King. King Born. No. Poi me la spiegate? Come te la spiegate? Non è così. È come dire mascarpone, bat boot. Ah, è nato. È come dire bat boot, poverazzo, mascarpone. Cioè quindi, noi ridevamo, dall'inizio e lei non la capiva e rideva lo stesso. Chi è King Born? Dicevo, boh, chissà che... Vabbè, no, dai, che tristezza. Che tristezza. No, perché io avevo intesa, Renato per me era nato di nuovo e quindi l'avrei detta tipo reborn. Ma non è rinato, è re. E vabbè, avete pazienza, non ero brava negli... Come che si chiamano i anagrammi, no? Quelli della settimana enigmistica che lasciavo sempre da parte. Mamma di alle essenze, guarda. No, no, ma questa voce sono veramente basilissima. Mamma di alle essenze. No, io non ce l'ho. Rebus. Toglila. Mandala subito. Se tu metti un re, no, ma non le dare, un bambino che nasce diventa Renato. Ma non le dare, co. Come fai a fare il Renato? Prendi uno di Rieti e un bambino che nasce, cioè... Basta, non le dare corda, fai finta. E vabbè, però bisogna anche provare a capirla. La diversità. Metti un po' di musica, metti un po' di musica. Un po' la scema, no? No, metti un po' di musica. Noi dobbiamo accogliere la diversità. No, non accogliere la diversità, bisogna accettarla la diversità. Io sono una femminuccia, quindi non posso essere troppo intelligente, sennò poi voi vi siete spiazzati e non funziona il trio, le scano, allora non va bene, allora devo fare la scema. Ma guarda che ti riesce benissimo, quasi come se fosse naturale. Ah, lo è. Oh, vabbè, non dai. Basta mangiare i biscotti. Sono peraltro quei biscotti a Dardano piacciono tantissimo e tu li hai mangiati tutti. Di buavo.
di buono. Come si preoccupa? Non gli interessa ricomprare i biscotti, gli interessa comprare i biscotti per se stessa. Sì, no, voglio andare a cercare. Tutti hanno paura della Dardano, non so se noti, Ale. Ah, così, ci andiamo. Ci andiamo verso l'uscita. Bravi. Andiamo a prendere la giacca, guarda roba. Sì, ormai stanno già stanno scopando per terra, le luci si stanno accendendo. Oh, dove hai messo il tagliandino? Oh, l'ho perso. Quanto mi tocca pagare stanno? Non devi pagare niente, c'è il timbro sulla mano. Timbrino, Petty. Guarda che figo. C'è il timbrino. Guarda. Che schifo è quella roba là? È una piccola cesta. No, ma che schifo. Madonna, che schifo. Si muove, peraltro. No, ma fa schifissimo. Allora noi invece... Dopo di noi va in onda Tazza Grande, che salutiamo. Big Cup. Adesso ho preso bene. Sei esaltata. Tutta la prossima puntata sarà così, lo sai? Tutta la prossima puntata. Lei, ogni cosa che tu dirai, che so, dirai... non lo so. E lei dirà... Elicottero. No. Sta malissimo. Sta andando meglio di sé adesso. Va bene, dai. Senti, ci salutiamo. Bene, ci vediamo di nuovo la prossima settimana. So. Forse. Io e te forse ci saremo. Lei, speriamo di no. Non lo so. Dipende se la fanno uscire dal reparto. Speriamo ci facciano andare in onda più che altro. Se danno nulla osta. Io ho visto Renato che era un po' scazzato. Agitato. E ha detto in onda non si andrà più. Soprattutto. Sì, ma sta finendo la sigla, ragazzi. Quindi ci salutiamo, ci vediamo la prossima settimana. Parla di business replicabile e scalabile. Ci sarà Vittorio Pasteris che ci racconta l'Internet Festival. Che bello, che bello, che bello. Grazie Vittorio. Grande. Grande Vittorio. Victory. Ciao. Victory. Ciao. Victory man. Ciao. Alla prossima. Come se non ci fosse. Domani. Come se fosse Antani, anche per lei. Ascoltiamo sto pezzo bellissimo. Kid of a child, goodbye everybody, I've got to go, gotta leave you all behind and fade away. Mama, ooh, window to the one and I, sometimes we Mamma mia, let me go, yeah.